Salve onorevoli, come sempre rieccoci qui, io sono l'Arax di Cormaris e siamo su Baldur's Gate 3. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati con l'esplorazione delle fogne e scoperto e rivelato un attimo il segreto qui del mago untoso. E ora più che mai dobbiamo accedere nelle fogne e vedere un attimo chi troviamo dall'altra parte. Amici o nemici? Sicuramente non sembra l'entrata di un tempio balita questo. Spero quantomeno di no. Ad ogni modo, volevo ringraziare nei commenti tutti i complimenti, partendo da Stefano, arrivando anche a Dovahkiin Slayer. Guarda caso è arrivato anche lui qui. E piccolo post scrittum per quanto riguarda Dovahkiin Slayer. Sì, è vero, Baldur's Gate è un gioco a turni, e onestamente su questo ci sarebbe da fare un ragionamento, perché molti amici hanno detto sì, Baldur's Gate mi piace guardarlo e tutto, però il fatto che è un gioco a turni non mi convince, non mi sento esperto, non mi piace particolarmente. Ma quello che vi posso dire in generale è che comunque è vero, è un gioco a turni, ma come avete visto nella maggior parte dei casi è narrativo, cioè gli scontri sono veramente, veramente pochi. Non è un gioco prettamente basato sugli scontri, cioè oggettivamente con Carlaia abbiamo ancora la sua spada iniziale, non abbiamo tutta questa forza e nemmeno, come posso dire, questa presa, questa fomento di dire dobbiamo fare lo scontro. Anzi, come avete visto anche nella sezione, nell'atto 2 delle Torri dell'Alba Lunare, la maggior parte dei boss li abbiamo sconfitti semplicemente con l'eloquenza, tantomeno usando le armi, quindi di fondo vi dico di valutarlo, anche se non vi piace il gioco a turno, potrebbe essere il momento perfetto per iniziare non a farvelo piacere, ma a rivalutarlo, sicuramente. È una di quelle perle Baldur's Gate 3 che innegabilmente vanno provate, un po' tipo come io vi potrei dire che a me non piace l'ambientazione spaziale, ma un domani credo che giocherò sicuramente Mass Effect, perché essendo un must have, uno dei migliori della circolazione di videogiochi basati in ambientazione spaziale... innegabilmente, anche se non vi piacciono, non potete non definirlo un grande gioco. È un po' come le opere d'arte, magari un'opera d'arte non vi piace, però è innegabile la sua bellezza. E ora invece, rispondendo a Zach, l'ultimo commento, a questo punto rispondiamo tutti ora, ti posso dire che con Arabella gli abbiamo già parlato, l'avevamo incontrata qui, esattamente, e già ci aveva dato il suo aiuto nel radunare gli alleati. Infatti, se ora vado su radunare gli alleati, il Granduca, Roland, Isobel, Floderic, Volo... ecco, dopo aver imparato a controllare i suoi poteri, Rabella è tornata all'accampamento. Ha promesso di aiutarci con la sua magia quando ne avremo più bisogno. In realtà, anche se nell'accampamento non la troviamo, però va bene. Questo credo sia leggermente bagatino, però facciamo finta di nulla. Minsk, buon salve! All the coin seems to be there, if a little blood-stained. You lot are enthusiastic about your lord's work. Our lady. We serve only the absolute. Oh, silly me. We Zentarim are so long past our own godly roots, I'm afraid I forget the half of them. But you, I know. When did you start worshipping gods? Did they give your wee rodent a worm friend, too? Rodent? Enough! You will show the Stone Lord proper respect, and you will return to the Guild Hall and do as we have paid you to. Of course. I only thought... Wait. Flop all you wish, little fish. But Minsk has caught you! On that note, good luck. The job will be done by the time you get to the Guild Hall. Sapevo che avrei dovuto ammazzarla fin da prima. Ok. Fammi indovinare, lei ha i soldi. Pertanto dobbiamo steccare lei. Però lui non si può muovere. Mm. 93. No, non è moltissimo. Però possiamo provare ad atterrarla. Ok. Perfetto.
Non è il massimo, ma ci abbiamo provato. Ah, forse riusciamo a fermarla veramente. Perché dobbiamo impedire che arrivi alla gilda. Dai, dai ispirazione bardica a lui, sei stronzo. Tu puoi volare via. Tipo... da qualche parte possibilmente a portata di Minsk. Dai, che palle. Impossibile trovare un percorso. Porco Giuda, perché vi siete messi così a tappo? No, dai, mi è pure stordito. Ah no, ha resistito con successo, giustamente. Ok, quindi a parte questo, credo che dobbiamo fermare la nostra amichetta. Abbiamo pure Yeira, tra virgolette. Yeira, tra virgolette, è bellissimo. La loro velocità di movimento è dimezzata. Forma selvatica. Potremmo riuscirci? Non posso raggiungere la destinazione, mi sembra chiaro. Bagliore lunare. 100. Ma andiamo su Minsk. Ok, e speriamo che tu con un salto riesci a uscire. Mi auguro. Non sbattere la testa. Oh, brava. Ti metti qua dietro, così almeno dai possibilità agli altri di uscire da questa rete di merda. E del resto dovremmo avere anche un secondo coso con Astarion che ci permetterà di spostarci. Molto più brutto. Addirittura. Forse non ci converrebbe ucciderlo. Converrebbe concentrarci proprio su Misk. Lasciando che non dobbiamo permettere in nessun modo a quella Glowly, o come cazzo si chiama, di uscire dal suo... Ma la madonna, quanti cazzo ce n'erano! Diciamo che magari non ho prettamente ben valutato l'ostile presenza dei nostri cari amichetti. Ecco, fondamentalmente, questo. Ok, abbiamo qualche incantesimo bello. Ha solo 19 punti vita. E dire solo è un po' una presa per il culo. Dardo tracciante non vorrei bruciarla. Magari posso parlare. Però posso trasformarla in una pecorella. Ah ah, testa di cazzo. Ok. Voglio vedere come cazzo deve fare. Come cazzo deve fare a spostarsi la mia pecorella. Oh, era anche ora che toccava al nostro Larax. Tu, Yeira, tra molte parentesi. Eludere morfico. Quando fallisci un tiro salvezza contro l'attaccante di una creatura non ostile, puoi invocare, puoi invece avere successo. Eludere morfico. Doppelganger. Non hai particolari resistenze, quindi direi di cattiveria. Andiamo di pugno collerico. Ok, è una bella benedizione. E ti metti da questa parte. Ok. Tu, tesoro mio, mi vai ad lanciare una freccia a tradimento. Dimmi che funziona la freccia normale. Ok, hai svantaggio, ma dovrebbe bastare. Ok, di ucciderlo l'abbiamo ucciso. Direi che ci possiamo spostare lì, anche se siamo rallentati all'inverosimile.
cosa fai? Oh. Questo non me lo aspettavo. Ma com'è impossibile? Che cazzo dici? Dai. È bugia che è impossibile, è possibilissimo. Però ora che è invisibile è un po' traumatico. Perché noi ora lo possiamo vedere solo con l'Arax. E l'Arax da lì non lo possiamo spostare. È possibile che dobbiamo ammazzare gli Minsk? Perché il doppelganger chiaramente è morto. E lui lo vedo molto stordito. Ok, uno almeno ce lo siamo tolti davanti al cazzo. Proverei a salvare perché, vi ripeto, non vorrei che magari dobbiamo usare attacchi stordenti. Però in quel caso ci direbbe che è temporaneamente ostile, non totalmente ostile. Credo che Minsk sia altamente confuso, quantomeno sotto effetto di incantesimo, girino, altre 2340 cose. Ok, vai di lacerazione. Aia. Che bello che ha contrattacco praticamente. Ma che cazzo vuoi individuare? Dai, fai pena. Ok. Per quanto riguarda te, direi che più di tutto non è guardiano della fede, eh? Eccolo qua. No, vai di danni spirituali. Ok. Infligge extra, danni extra, perfetto. Ah ah, ma qualcuno ha perso pure la concentrazione. Perfetto. Ok, turno della pecorella può ancora teoricamente aspettare. Serve assolutamente una maniera abbastanza valida per steccarli. Ok, un altro se ne va, quindi sono tutti doppelganger. Vabbè, sì, chiaramente sono servi di Balpur, io di che cazzo mi meraviglio. Ok. E ti dico di più, gli dai un bel morsetto. Ma è ancora sotto effetto di metamorfosi, sì, teoricamente. O no? No, mi sa proprio di no. Ok, Minsk, se sei rimasto solo tu, credo che più di tutti sia ora che... ti stecchiamo. Anche se mi sembra strano, doveva durare 3 turni la metamorfosi. Siamo a malapena al secondo, credo. Più o meno. Molto meno che più, forse. Bene, puoi colpirlo ora. Yeira non approva. E come cazzo dovevamo fare, scusami? Lo dovevamo stordire? Non ne ho idea. Ok, rieccoci in una situazione migliore. Mi sono teletrasportato con l'Arax qui. E ora direi che più di tutto ci convenga provare ad avvicinarci qui. Magari ci avviciniamo un po'. Ce l'ha fatta, seriamente? È accanto a me praticamente.
E se io gli tiro giù la scala? Ah ah. Ti attacchi al cazzo ora, eh. E soprattutto se riusciamo a fargli danni ad area, perché noi sappiamo che qui facendo sanguinare ogni creatura vicina. Non abbiamo rivela posizione. Vede. No, credo abbiamo tutte buttate. Qualcosa che aumenta in qualche forma la nostra capacità di vedere. Sicuramente ora che abbiamo buttato la cosa, male che vada dovrà fare un salto, quindi comunque gli andrà a suo svantaggio di fondo. Solo mi dà il cazzo, perché ora la nostra amica non voglio che scappi via, la dovremmo bloccare sicuramente. Questo mi sembra un po' esagerato. Che detona l'impatto. Cazzo, è immortale questa cosa. L'invisibilità più invisibile che abbia mai visto, fondamentalmente. Allora, concentriamoci. Minsk resiste da Dio. C'è una coltellata dietro le spalle? No, però se vado su di lui può funzionare. Ok. E ti risposti lì. Non è passata. O forse sì. È riuscita a passare o smaterializzarsi. Non ne ho ben chiara l'idea. Dove sei, mio angioletto? Lì. Perfetto, sai cosa? Dai una botta a lui. Dai una botta a lui, abbiamo detto. E poi mi dovresti volare lì sopra. Oh, ti metti proprio accanto a lui, così se vuole muoversi avrà dei buoni motivi per farlo. E ora, passive. Colpi alla testa. Proviamo a stordirlo. Non è morto. Ma porco Giuda! Allora, abbiamo le granate a concussione, quelle che ci ha dato il nostro caro amico Gortash. Vediamo quindi se funzionano. Ma ha funzionato. Vaffanculo, mia piccola testolina di cazzo. Ora, possiamo passare il turno. E mi sa tanto che dobbiamo curare il nostro Minsk, paradossalmente. Movimento non sufficiente, grazie al cazzo. E però nemmeno mi ricordo come ha fatto a prendere fuoco Minsk, oggettivamente. Se ti curo. Sì, cioè, guarda se dobbiamo curare i nostri nemici ora. Tu, ragazzo mio, puoi volare lì sopra? Tu che te... E gli dai la benedizione finale. Perfetto. Altri che non rispondono all'appello? Vabbè, tu non ti puoi muovere, male che vada ti metti lì, ok. Dai che tra due turni abbiamo finito. Seriamente, questo è il tuo grande attacco. Tra l'altro lui è un 76 e praticamente ci hanno messo così tanti malus che ormai la nostra cara cosa è diventata abbastanza inutile. Dobbiamo almeno sprecare un ultimo turno e poi lo possiamo atterrare, anche se, vi ripeto, a me dà molto di strano questa situazione. Però provare non nuoce. Tu cosa fai? No, per ora non ci serve guscio riflettente. Per ora ci serve un bel incantesimo. Tipo palla di fuoco, mi sono cagato il cazzo. Vai. Magnifico. E mettiti pure accanto. Impero.
Amico mio. Ok, ti avvicini qui. Così mi dai un bel attacco a mano primaria. Perfetto, e possiamo passare. Tesoro mio, in volo. Vieni a prendere l'ultimo amico di compagnia qui, sperando che Minsk prossimo turno si spenga definitivamente. Cioè, per almeno in senso metaforico e non in senso... cioè, in senso fisico della fiamma e non in senso più particolareggiato. Oh, grazie. Perfettissimo. Con lui una botta non riusciamo a dargliela, quindi passiamo il turno. Salviamo ora. E per l'amor del cielo, vediamo se funziona gli attacchi non letali. Ah, allora lo dovevamo mettere fuori combattimento. Rage flaring brighter every moment. Killed her. He won't stay down for long. Tell your related to protect him from the Elder Brain's influence. Quickly! No. This one will not aid our cause. Get rid of him. This wretch has stood against your father before. You tremble to end him. Every part of your rancorous body yearns for it. No. No. Più che altro, anche se fosse inutile, non dobbiamo arrenderci all'oscura pulsione. Quindi cerca di proteggerlo. Non posso arrendermi alla mia oscura pulsione. Don't be foolish. He is too unpredictable. He will only be a hindrance to us. E... tralasciando che effettivamente, come ci ha detto anche Zack in un sacco di episodi fa, io non lo sapevo, effettivamente personaggi come Yera, a questo punto sospetto anche Minsk, facevano parte degli scorsi Baldur's Gate. Quindi quando ha detto affrontato mio padre, perché molto probabilmente Minsk e Yera, lo sappiamo per sicuro, Minsk non lo so oggettivamente, perché Yera ce l'ha detto lei in persona, ha affrontato una reincarnazione di Bal. La sua imprevedibilità ha già salvato questa città in passato. Abbiamo bisogno di lui. No, I will not be coerced into protecting him. You do not see what I do. His thoughts, his mind, pure chaos. The mind flare pours poison in your ear, I think. Tell it, I will tear the prism from your grasp and throw it into the deepest lava pit I can find. Long after our bones are dust and ash, the walls of its prison will still be burning. Now help my friend! She bluffs. Surely she would not risk the fate of all for one simple life. Non penso tu voglia scoprirlo davvero. Non mi importa, aiutalo. Ora basta, l'imperatore crede che la sua imperialità metterebbe... No, devo ucciderlo. Non penso tu voglia scoprirlo davvero. Fine. Have it your way. His mind unfolds beneath yours. A still lake pulls you down into its depths. Images flash by. Battles fought and friends fallen. His rage grows colder, burrows deeper, as a familiar face crystallizes before you. Jahira. You... killed her! You are being dramatic. The instant's hesitation is enough. With a sensation of terrible rending, something vast and nameless falls away from his mind. There. It is done. Ciao, Minsk. I do not understand. Good. That means you're back to your old ways. We have a lot to discuss. But first, you have someone to thank. In the sudden silence, your minds merge once more. More memories, sensations, but passing too quickly for you to track. In the same breath, you share everything that happened to you. The Nautiloid, the Absolute,
the chosen of the dead three. You saved Minsk. While he danced like a Mind Flayer's meat puppet. Why? C'è una battaglia in arrivo. Ho bisogno di braccia forti che sappiano come maneggiare una spada. Then you have two, and as many more as I can rip from enemy shoulders. But I have more than Minsk alone to offer. He is. Where is he? Chi? Cosa sta cercando? Chi stai cercando, Minsk? No, non ho tempo per questa roba, serio. La Madonna! La Madonna ha tirato giù un muro a cazzotti! No, credo che non sia da là. Quando ha detto che era imprevedibile, non pensavo in questa forma. Cos'è? Una bottiglia hai preso? My friend, from our brief sharing of skulls, I know you have faced many strange beings, but none like this. Whatever happens, show no fear and stay your hand. Trust in Minsk. Credo che sia un po' andato di testa. Vale, quando lo conoscevo era normale. Possiamo andare avanti con qualsiasi cosa tu stai facendo. Mi fido di te, credo. Minsk finds that the less thinking he does, the easier the trusting comes. Insomma. Wait! You gaze into Minsk's soul and see his foul crimes. You smell the stench of evil upon him, pointy claws primed, ready to scratch out his eyes. Ma che topini. I am sorry, my friend. I am at the mercy of your faultless justice. Now, if you must burrow through my blackened heart, I am ready. Ma sono i topi cerebrali. You are certain? Oh, such boundless compassion. You are all heart and whiskers and cute little nose. You are right, of course. There is still much evil for Boo and Minsk to stamp out. But we need not fight it alone. Ciao, mio piccolo morlo. Pure io non sto capendo. But it is not a villainous one for the clawing, understand? Un topo. You, this is Boo. And Boo, meet you. È un criceto. È un onore? No, it is a hamster. No, ho detto un onore, non è un criceto. Miniature giant space hamster. Fear not, you will learn the difference in time. Ma sembra solo un criceto. Boo away, lest his righteous gaze cause their tadpole to flee in terror. Now we are together again. All will be exactly as... Boo! Why do you use such language? Once more, my hamster proves himself my greater half and makes the path clear when my mind is fuzzier than his tiny bottom. He says we will join with you and cleanse Baldur's Gate of evil together. Per raggiungere il mio accampamento. Okay, posso fidarmi del fatto che non mi tradirei di nuovo, signore di pietra? I give you my solemn vow.
Should any of us show signs of weakening to the worm, or any other evil, Boo will slaughter us all in our beds. Ok. I hope this brings you comfort. No. Raggiungimi il mio accampamento, delle cose da fare prima. Boo and I are most adept in the doing of things, but as you wish. To camp then! For his heroics here today, Boo has earned the most vigorous of back scratchings. Yeira, ma era così quando l'hai incontrato per... Cioè, era già così, si era rincoglionito col tempo. Non saprei. Oggettivamente. Yeira? I think you might have made a terrible, terrible mistake. Huh? Chasing rumor halfway around the city and back. Crossing the guild. Wading through filth. Defying the one creature upon whom your very life depends. All for a madman and his rodent. Ma me l'hai detto tu. The absolute threatens thousands, the entire coast. And still you risked much to help one man. I should berate you. Ah, ecco. I can only say thank you. Your reasons were your own. But whether you meant for it or not, your fight is our fight, huh? Both of us. Ora ha molto più senso. Così dicevo, cazzo, dopo te l'ho salvato mi critichi pure. Ok. a parte questo, direi di non fare la sentimentale con me, artista. Ah, those misty eyes are just age. Yes, I feel myself growing older as we stand here. So, lead the way. We're yours to command. Ok. Quindi direi che a questo punto possiamo continuare nel nostro strepitoso percorso dopo che... Ok, cioè per me è apprezzabile che ha tirato giù dei muri con resistenza che noi tiriamo giù con una o due clavate. Cos'è questo rumore? Ah, vabbè, sono loro che rimuoiono. Ok, però a parte quello, insomma, i miei complimenti più sentiti. Non era da aspettarselo che... Era così folle, fortissimo, ma folle. Seconda bozza. Tutti senza volto sanno che hai ottenuto l'approvazione di Orin, Gotz, e che gestire il folle Rascemi è un compito importante, ma la tua testa bacata si sta lasciando andare un po' troppo con questa impersonificazione di Yeira. Non te ne saprei nemmeno quando il signore di pietra sta dormendo. Non te ne separi nemmeno quando il signore di pietra sta dormendo. Inoltre... capo vero o falso che sia, non devi per forza mostrare tutto questo disprezzo quando dai ordini al resto di noi. Il tuo lavoro di arpista non durerà per sempre, presto tornerai a essere uno Shallar. Noi preferiamo essere tuoi amici. Ok, Yeira. Lettera di Orin. Il cranio del signore di pietra risuona in assenza e il girino da solo non basta a riempirlo. È bellissimo, il cranio del signore di pietra risuona di assenza, cioè non ha cervello. E il genio da solo non basta a riempirlo. Assumi le sembianze impolverate della vecchia strega e riempi i suoi pensieri con antiche avventure, in modo che possa sorridere dolcemente mentre massacra per noi. E non schiacciare il roditore se il suo squittio dà da pensare al signore di pietra. Altrimenti mettilo da parte per me in modo da poter dare al grande eroe un ultimo pasto quando il suo lavoro sarà finito. Ok, è bellissimo che praticamente il signore di pietra era instabile perché era che Minsk non riuscivano a controllarlo. Ma perché tutti devono cagare il cazzo ora? In 10 lingue diverse, tra l'altro. Dicevo, è bellissimo che in tutto questo non si riusciva a controllare Minsk perché aveva poco cervello. No, rimetti qua. Perché aveva poco cervello, è fantastica come roba. A parte questo, qui abbiamo preso tutto, vediamo loro che altro avevano. Ok, questa è tutta roba. Crocchette per Ghigno. Importante, abbiamo quasi finito i bocconcini di coboldo che fanno impazzire Ghigno. Meglio parlare con Notar e tornare a caccia di tornare a caccia di coboldi nelle fogne. Onesto. Beh, ci tengono pure loro, i loro cagnolini.
Tu, amica mia, che sei implosa. Abbiamo fatto tutto questo e alla fine nemmeno ha senso. Il cadavere è troppo danneggiato. Vabbè, sì. Ragazzi, purtroppo l'esigenza chiedeva di prendere mali estremi. Chiave elaborata, chiave del mercante del tempio. Arco lungo, varie cazzate, sacca del denaro rubato. Beh, 10K. Un po' poco, onestamente. Immaginavo molto di più. Immaginavo tanto di più. Cerchio della morte lo diamo a lei. Dardo di fuoco e raggio di gelo e tutta roba che possiamo tranquillamente vendere. Ma proprio con un'assoluta ed estrema tranquillità. Diamo un'occhiata un po' in giro, tipo nelle varie. Mi hai detto che non ero appesantito. Mi hai mentito. Ok, 2,40, così dovresti essere particolarmente leggeri. No, siamo particolarmente appesantiti, altro che particolarmente leggeri. È perché con con la sacca di denaro mi sono messo 10.000 in più. Vediamo a lei. Dovrei essere leggero ora. No. È questa che pesa tanto? 19, giusto? Artigli di Neogi, forziere robusto, no, non parliamo The con cub ieri. speaks. Cucciolo sta parlando. Cucciolo. Not so much a term of age or affection as simple old habit. You object? Non se io posso chiamarti Cornacchia. The cub and the crow. Sounds like a cautionary tale, as it probably should. Che carina, magari si avvicina a noi la vecchia. La vecchia strega si avvicina. Ad ogni modo, proviamo a scassinare, vediamo cosa troviamo qui dentro di bello. Non credo nulla in particolare, però. Anche perché ora come ora vorrei anche andare a parlare con la nostra amichetta. Intendo alla Gilda dei Ladri, Nove Dita. E ora dovremmo avere anche teoricamente il suo ufficiale supporto nella battaglia di Baldur's Gate, anche perché abbiamo liberato Minsk. Le fogne, tra l'altro, le abbiamo anche esplorate abbastanza largamente. Credo che manchi giusto tutta la parte delle rovine della città sotterranea, che non è roba da poco, ben si intende. Sicuramente sarà un altro largo e interessante spiazzo pieno di persone. Però sicuramente, tra tutto, capanna in movimento, un quadro enorme a caso, va bene. Però dicevo, tra tutti sicuramente possiamo rimettere a casa Yeira e prendere di nuovo Carlaia. Ok. 9 punti ferita, ma chi se ne frega, noi siamo da Dio. Gli schizzi del Signore di Pietra. Una serie di disegni in varie fasi di completamento, ognuno diventa più dettagliato dell'altro, come se l'artista stesse lottando per ricordare esattamente qual è il soggetto di una. Qual è il soggetto? Una specie di roditore peloso dal volto sveglio e intelligente. Chissà se aveva questa fissa per i ratti fin da Baldur's Gate 1. Cioè, nel senso, se è una roba vecchia o gli è uscita ora, fondamentalmente. Forziere dorato. Possiamo raccogliere tutto. Ok. Tutta mercanzia. Pure il quadro. Ho paura che da un momento all'altro, appunto, mi dica che sono appesantito. Collana, topazio, questo credo sia il resto del bottino, insomma. Vassoio di spugna e saponetta. No, quella decisamente suppongo che te la puoi tenere. Più che altro mandiamo questo all'accampamento. Come mandiamo questo? E vesti da ubriachi anche, non ci servono di fondo. Armatura del bagliore lunare. Questa cosa fa? Vicino sotto incantesimo di livello 2 extra. Di qui a qui possiamo mandare tutto tranquillamente all'accampamento. Ok, ci siamo alleggeriti di molto. No, non è inutile che fai tutto sto giro assurdo oggettivamente. Salta lì e facciamo prima. Oh, hi. Ragazzi, un po' di autonomia, eh. Just a little further.
Madonna. Coro Oscuro ha fatto un salto da ben un saccaccio di metri. Sì, chiaramente è una trappola esplosiva. Oh, ma lo sai che ho capito dove sono? Portello di legno decorato. Ho capito dove sono. Qui siamo sotto la capanna, la casa di Oscar, dove c'era il coso con scritto rimanere fuori, insomma, stare fuori. Essere per forza quello. Infatti ora io premo qua. Uno dei motivi per cui tra l'altro c'è di qui lo salmastro. Perché appunto sotto c'era la base dei nostri cari amichetti. Manda l'accampamento. Ok. E possiamo uscire tranquillamente. Sì. Sì, sì, avevo ragione. Eh sì, perché se uno premeva là e l'altro premeva lì, la porta si abbassava. Ok, perfetto. La mia memoria mi accompagna ancora. Mi accompagna ancora. Arnesi da scasso, arnesi da scasso. Ok, infatti io all'inizio pensavo che questo era tra l'altro collegato alla questione dei nani di Grimforge. Cioè di nani di Grimforge, che cazzo dico, della fonderia, dei nani di Gond, dei nani, sì. I gnomi di Gond, perché era direttamente di fronte alla fonderia. Ho pensato, ma questo sarà un passaggio segreto magari per uscire. Ok. Proviamo a parlare con il nostro amico dopo un bel salvataggio e restituirgli l'oro, anche perché oggettivamente il rapimento in banca pensavo che ne avessero veramente tantissimo, invece 10.000 monete non è nulla, letteralmente, non è veramente nulla, quindi ok, gliele riconsegniamo con assoluta tranquillità, facendo conto che comunque non è per niente questo grande investimento o altro. Se erano già 50.000, insomma, un pensierino ce lo facevo, no? Ma oggettivamente, ora come ora, abbiamo girato tutti i mercanti per ora conosciuti, abbiamo comprato tutti i loro oggetti rari, epici, leggendari e tutto il resto. Ci rimane veramente ben poco di cose che non abbiamo comprato. I hope you've come to make a lodgment, a city-sized one. Ho preso il denaro. Hai preso il denaro di persone innocenti. La gita dovrebbe accollarsi una parte dei costi. Oh, you're serious? Maybe you don't have a head for accounting, but that's not quite how numbers work. Neanche tu avrai più la testa giusta per la contabilità dopo che l'avrò spaccata in due. La rapina dei prestasoldi. La rapina ai prestasoldi, molti soldi di Neverwinter, ti ricorda qualcosa? Ma così, su storia. Denti, ma perché voglio fare l'acculturato? Fallendo miseramente. No! Che culo! Ma così a caso! Aye. The head banker was beaten to death by a mob. On the rumor she'd taken a cut from the robbers. You wouldn't stoop to spreading rumors now, would you? Fine. I'll pull in some debts with other guild kingpins. I can cover maybe half of what's lost. But I need something back. Understand? Ecco il denaro. Beh, almeno 5.000 ci siamo tenuti da parte. And not even a whisker light. God, you're a boring bastard. Me too, I suppose. Because I'm not even tempted to scam you. Take this vault key. You'll find something by way of thanks inside. Felice di riavere il suo denaro, Rakt ci ha ricompensato profumatamente. Ok. Che è questo qui, giusto? 9. No, l'8. Però è tesoro mio, non so se l'hai notato.
Non mi puoi mettere i depositi di sicurezza così, è abbastanza scontato che io li depredi tutti. 1, 2, 3, 7 e 8, l'abbiamo più che aperto ormai eoni fa. Non c'è assolutamente nulla, ma veramente nulla. Ma signori, fatto ciò, ora più che mai, che dire? Sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. Vivo o morto? Gutenberg, questo è il momento giusto per dirti che sono ben consapevole della regolarità contabili dei tuoi ultimi tributi alla Gilda, ma non preoccuparti, hai la possibilità di rimediare. Se ti comporti bene avrai l'onore di essere l'unico membro della Gilda a sopravvivere a un'incursione del Signore di Pietra. Altrimenti, farei meglio a sperare che ti uccida. Onesto. Dicevo, a parte questo, che dire signori? Sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. E ci becchiamo nel prossimo episodio.